Oggi può sorridere. Matteo Mariotti è rientrato in Italia dopo un bruttissimo incidente in Australia, quando lo scorso 9 dicembre, durante un'immersione, uno squalo l'ha attaccato ad una gamba. E è stata, diciamo, una bella sfida fin dal primo secondo. Ho dovuto nuotare poi verso riva, ero convinto di non farcela, non avrei mai pensato di farcela. La sua lucidità e l'intervento di un amico hanno però evitato il peggio. A Brisbane Matteo ha già subito 3 interventi, ora è ricoverato all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Io ho pensato subito di mettere in campo il 5° ospedale ortopedico al mondo per la qualità delle cure, per le chirurgie che si praticano, per le protesi che si costruiscono su misura, in modo personalizzato. Quindi oggi a Matteo facciamo tanti auguri, ma nel contempo siamo anche molto felici di accoglierlo in questo percorso di cura. Un percorso che richiede altre operazioni. Adesso ci sarà un primo intervento, qualche settimana per farlo guarire, e poi dopo procederemo con la protesi. In conferenza stampa Matteo ha manifestato anche il suo rammarico per i tanti messaggi di odio ricevuti sul web dopo una raccolta fondi a suo favore avviata dagli amici. E sul suo futuro il 20enne di Parma ha detto di voler tornare un giorno in Australia.